Benvenuti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo tornati su Little Nightmares perché è stato rilasciato il secondo DLC. Quindi proseguiamo le avventure del ragazzino. L'avevamo lasciato alla fine del primo DLC che era stato catturato dal mostro dalle braccia lunghe. Io pensavo che ormai fosse spacciato e invece a quanto pare la sua storia continua. Qualcosa mi dice che siamo all'interno di uno di questi fagotti. Già, quindi il mostro delle braccia lunghe ci ha catturati, infagottati e spediti verso le cucine. Oh, un gnomino! E un altro gnomino. Possiamo cominciare? Sì. Aspettate che cerco di ricordarmi i comandi. Ah, giusto, lui aveva la torcia. Ok, così corro. Così mi sa che afferro e così mi abbasso. Qua non c'è niente. Cos'è, carbone? Credo di sì. Là c'è una lanterna, però non ci arrivo per accenderla. Oh, aspettate! Mi sembrano molto amichevoli. Oh, c'è un altro! Che è scappato. Ma state calmi, eh! Allora, qua c'è una lanterna accesa. Posso farci niente? No. E tu? No, scappano. Ti sei incastrato, aspetta. No, dai, ti aiuto io. Vieni qua. Oh no, povero, è spaventatissimo. Ah, l'abbiamo abbracciato. Come faceva la ragazzina e adesso mi segue. Cos'è questa musica inquietante? Intanto dobbiamo aprire questa porta. Si apre? No, devo arrivare sicuramente alla maniglia. Come ci arrivo? C'è qualcosa da spostare, forse. Anche se non mi sembra che ci sia qualcosa da spostare. A meno che... aspetta, arrivo. Non è che devo arrampicarmi? No, in realtà no. Un momento, vedo se c'è qualcosa da spostare. Ah, la cassa! Non si vede niente. Mi sa che la cassa non si sposta perché è troppo pesante. E come facciamo? Ah no, aspetta! Ho capito! Vieni qua! Vieni qua! Non è che magari devo lanciarlo sulla porta e mi apre lui la maniglia! Sì! No, povero! Vieni giù! Vieni giù! Oh, bravissimo! Ma devo portarmelo dietro! Aspetta che ti lancio! No, non scendere!
Mi sa che mi serve lui. Eh sì, guarda, c'è la maniglia. Vieni giù. Vieni giù. Aspetta che non sa scendere. C'è la maniglia, dai. No, è bellissima questa parte. Ce la portiamo dietro. Vai. Bravo. Vieni. Dai, dai, corri, corri. Ok, pensavo si chiudesse prima la porta. Questo si sposta? No, insieme! No, poi! È tenerissima questa parte! Oh, anch'io voglio il mio omino a casa! Ah, e questo? Abbiamo un disegno con l'occhio che ci osserva. Ci sono degli omini e anche dei bambini. Andiamo su. Stammi vicino. Altri disegni con l'occhio. Oh, ce n'è uno imprigionato lì. Come ci arrivo? Questa... ce la facciamo? Sì! No! Ah, mannaggia... no, guarda che bello! Ci sono praticamente le impronte di 6 mani. Quindi mi servono 3 persone. Guarda lui che mi indica col dito! Mi indica cosa dobbiamo fare! Ok, ci sono. Vieni qua. E dobbiamo riuscire a liberare il mio omino che... è là dentro. Ma c'è quello lì che si muove da solo? Ah, eccolo! Aspetta, aspetta, aspetta! Vieni qua! Ti abbraccio io! Fatto? Sì, ok, ne abbiamo 2. Ma quello là, poverino? E vieni qua tu. No, no, non tu. Tu. Voglio vedere se riesco a lanciarlo. Sì, vai su, vai su! Bravissimo! Cosa fai? Aspetta! Devo lanciare anche l'amico per poi far salire me. Forza, gnomini! Ce la potete fare! Bravissimi! Io salgo. Vieni fuori, dai, anche tu. Eccolo. A posto? Sì, andiamo. Ce la fai a scendere? E devi... bravissimo. Forza, gnomini, datemi una mano. Gnomini? Gnomini, dovete darmi una mano però. Cosa c'è che non va? Ce n'è un altro? Venite. Perché non vengono? Qual è il problema? Aspetta, accendimi la luce. Non è che c'è un altro qui e non l'ho visto? No. Dai, su, andiamo. Venite. Non ditemi che devo portarli uno a uno ogni volta. Eccoli. Bravissimi. Forza. Non ce la faremo mai. Sì. Grande lavoro di squadra. Accendimi la torcia. Sono carinissimi. È diventato un gioco puccioso. Com'è possibile? Qua ci arrivo io, credo. Cosa è servito? Non vorrei che magari debba mettere un gnomino lì per tenere aperta la botola. Però devo capire a cosa mi serve.
comunque siamo forse in una specie di fornace, a vedere da tutto il carbone che c'è qui. Gli omini? Dove siete andati? Ah, oh, c'è un altro? Ma non erano quattro prima. Tu sei nuovo. Vieni qua. Ma che cosa? No, non vuole! Ma come? Comunque loro mi indicano... Ah, questa. No, non volevo spaventarvi! Oddio, cosa fanno? Perché ricaricano la fornace? Oh, e bravi miei gnomini! Abbiamo fatto di tutto, abbiamo anche fatto scendere una scala e aperto la porta. Ah, aspettate, un momento, arrivo. Prima voglio salire di qua. Ho sbagliato. Qua c'è un buco, quindi cerchiamo di non cadere. Lì c'è un pertugio. Qua c'è una porta e un'altra scala. Questa non si apre però. Sto cercando di capire dove mi portano queste scale. Cosa sono, bambole? Credo di sì. No, 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 ho sbagliato. E... oddio. No, 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 no! Qua il pavimento cede. E dove vado a finire io se il pavimento cede? Ah, aspetta però, perché qua c'è una porta che però io non riesco ad aprire. Lui qua non mi sale. E niente, devo per forza scendere, mi sa. Sì. Topi! No, ma è svenuto. Resta svenuto, resta svenuto. No. E qui lui è ancora vivo. Sì, perché la storia del ragazzino è parallela alla storia della ragazzina. E quindi lei non ha ancora ucciso, meglio, non ha ancora tranciato le braccia al mostro. Quindi lui è qui. Oddio. Allora, lui è sensibile ai rumori. C'è un gnomino? Scendi. Come faccio ad accovacciarmi così? Ah no, devo per forza andare da lui. Cosa sta facendo? Sì, c'è un gnomino, ma sembra finto. È immobile. Andiamo. No, no, non è vero, non è vero, non è vero, dai! Non è... No, dai! Come ha fatto a sentirmi? Ah, nella stoffa! Nella stoffa non sente il rumore dei miei passi. Ok. Aspetta. Ah, ho pestato il legno! Fa rumore? Fa terribilmente rumore! No!
Lo so. Vai, corri. Cosa ho fatto? No, ma non ho fatto niente, però. Il pulsante non mi ha attivato niente. E nell'altra stanza c'era una scimmietta di quelle con i piatti, per far rumore, come per attirarlo. Fatemi pensare. Lo attiro di qua. Ok, ci sono. Prendo la scimmietta, la porto indietro, nell'altra stanza la attivo e poi io corro ad aprire la botola. Speriamo funzioni. Oddio, c'è una leva anche là in cima, no? Quante cose devo fare? Allora, la scimmietta è lì. No, cosa ci fai tu qua? Non è che mi prende, vero? Io sto qua, ferma. Non mi muovo. Ti aspetto. Fatto? Mannaggia! No, non dovevo fare rumore! Non mi ha sentito? Cioè, sì, forse mi ha sentito, però non sta arrivando. Ok. Prendila! E adesso? No! Mannaggia! Non era questo quello che volevo fare io. Mi ha visto? Visto che ci sono, ci provo. Non so cosa ho fatto. Ah, ho attivato il pulsante! Ho attivato il pulsante, forza, dai! Vai! Non so cosa possa servire però questa cosa. Perché lui è distratto qua! È distratto qua! Vai! No, l'ha già spenta! Lui non sente che io apro la botola se faccio rumore! Muoviti! Muoviti! No, ho sbagliato tutto! Vabbè, dai, prendimi, tanto ho capito cosa devo fare. Non mi prende? No, non mi ha preso. Ok. Comunque, facciamo così. Prendi questa. Vai. Ok. Aspetta. Perfetto. Lo so che mi hai sentito. Vai. No, ma è impossibile. È impossibile. Ah, l'ha spenta. Maledetto, l'ha già spenta. Muoviti. Vai. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Dov'è caduto? Eccolo.
Mamma mia, che ansia! Oddio, si muove questo! Ok, erano dei topi. Allora, qua c'è una scala. Là in alto c'è un pertugio per passare. Lì c'è un gnomino. Come lo raggiungo? Qua non mi arrampico. E... ah no, è dentro un barattolo! Non posso prendere il martello? No. Oddio, povero, ma è dentro un barattolo! Ci devo arrivare in qualche modo. Vieni! Basta che ti butti giù! No, come faccio? Provo a salire di qua intanto. Perché se ci arrivo... no, non ci arrivo! E quindi? Non ci arrivo! Ci devo lanciare il gnomino sulla scala! Ah, ok. Devo per forza trovare un modo per liberarlo. Vedete che ci sono delle impronte di manine sulle scatole. Come se si fosse arrampicato qualcuno. Però lui non si arrampica. Come ci arrivo io lì? Non ce la fai a spingere? Dai su! Aspetta. Vieni? No. Ma come? Dai su! Bravissimo! Bravissimo! Vieni qua! Vieni qua! Non ti azzardare, sai! Aspetta! Dove sei? Non ti vedo, eccolo! Oh! Vieni su! Dai! Ci sei? Ci sei? No, non c'è. Ti porto io avanti. Pronto? E voilà! Ci penso io adesso. Tu resta qui. C'è un pertugio, si passa. Qua ci sono delle casse su cui... no, non ci posso salire, vero? Ah, però posso saltare qui dentro. E dove vado a finire? Lì che c'è una leva. Però aspetta, voglio vedere cosa c'è qua prima. Un pulsante. Proviamo? Aspetta perché non si vede nulla. Oh. È la stanza dove infagotta i bambini. No, sono tutte le parti della storia principale. Questa è la stanza dove abbiamo recuperato la manovella accendendo la TV, in quella specie di biblioteca. Qua è dove ho tranciato le braccia al mostro. No! È lì! È nella parte con le scarpe! No, dai, fammi vedere altro! No! È lì! Quindi stiamo per raggiungere la parte della storia in cui lei gli trancia le braccia! Ti prego, tranciagliele! Oh, magari la incontriamo anche! Torniamo indietro intanto.
Però no, aspetta, non la possiamo incontrare. Perché nella storia principale lei non ha mai incontrato il ragazzino. Quindi effettivamente non avrebbe senso. Questa si apre? No. Ok. No, è a tempo? Oh no, ok. Io come torno indietro? Ah, forse da qua. No. Sì? Sì, ok. Eccomi. E la scala qua. No, aggrappati! Adesso, a cosa mi è servita questa cosa? Mi dai una mano? Guarda che ti schiaccio! No, che non lo schiaccio, però... Ah no, forse lui si è messo lì perché mi dà una mano a spingerlo verso l'altro lato, in questo modo. Perché probabilmente qua è troppo pesante. No, aspetta, arrivo io. Vieni qua. No, non ce la facciamo. In due non ce la facciamo. Ah, qua, qua. Vieni qua. Perché lì ci sono i simboli delle manine. Non è che magari ti devi arrampicare tu? Neanche se ti metto di qua? No, aspetta che ho sbagliato. Però ci sono le impronte. Neanche qua? Un po' più vicino? No. Secondo me c'è un altro gnomino da qualche parte. Eh sì, guarda, c'è tutta un'altra zona là in cima. Com'è che ci arrivo io, però? Non puoi lanciare me! A meno che il carrello non mi serva da mettere qui, in modo poi da arrampicarmi sugli scaffali. Però il carrello è troppo pesante, mi serve per forza un altro gnomino. Qua non c'è niente. Ah no, aspetta! C'è il pertugio là sopra! Ah, giusto, non mi ricordavo più. Vieni qua, dammi una mano. Quindi, mettilo qua. Sali. Qua c'è un pertugio, mi sembra. Sì. Aspettami, che arrivo. Magari è qua che c'è il secondo gnomino. Allora, qua c'è una porta che io non posso aprire. Però ho visto una leva da questa parte. Infatti. Ah no, però la leva mi aprirà questa porta. E io non ci arrivo. Cos'è questo rumore? Anche in questa io non ci arrivo. Oddio, cosa c'è che si muove in mezzo al carbone? Ma devo scendere? Vieni qua! Dove vai? Ti prendo, eh? Dai! Vieni qua! Ma insomma, non so se devo prenderlo allora. Thank you.
Dove vai? Adesso cambio strada. Ti frego io. No! L'ho preso! Ok, ce l'ho fatta. Mandalo su. E adesso vieni qua e dammi una mano. Prendilo. Bravo. E dopo io attiverei anche questo, visto che ci siamo. Oh, perfetto. È arrivato anche l'altro gnomino. Cosa abbiamo fatto esattamente? Io penso di dover arrivare di là. Ah, mi ha dato più spinta. Dove è andato? Sei qua? Non ho visto dove è andato. Eccolo! Dove vai? No, in mezzo al carbone. Adesso ci metto una vita a catturarlo. Vieni qua, subito! Dai! Oh, l'ho preso! Ti porto io. Ci siamo? Sì! Quanti siamo? Uno, due, tre... Tre! Aspetta, no, no, non volevo... mi sembrava di aver visto una cosa qua... Ah no, ok, non è un pulsante. Va bene, venite a darmi una mano? Dobbiamo spingere questo. Gnomini? No, non ce la facciamo in due, aspettami. Dai, su, di là. Uno... No, povero, l'ho attaccato alla maniglia. Venite con me, forza. Bravi. Venite a darmi una mano. Bravissimi. No, che carini. Dai. Dai, sì, dai che ce la facciamo. Oh, bene, per caso c'era... Aspetta, fermi, lascia... Vabbè, non importa. Mi arrangio io adesso qua. No, qua non c'era una leva, quindi questo non lo posso aprire. Aspettate, datemi la mano. La dobbiamo tenere qua. Fermi. Tenetelo lì. Aspetta che mi arrampico, eh. Ah no, ma come? No, nemmeno. No, no, via. Dai che si sta spostando, aspetta. Non mi devo arrampicare? Ah, sì! Spero di non dover far arrampicare anche loro. E lascia questo! Entra qua. Ah, c'è la leva. E dovrei arrivarci io. Sì. Che facciamo? Ce lo... No, forse non serve portarci dietro il carrellino. O forse sì? Mi sa invece di sì. Proviamo. Venite? Anzi no, forse ce la faccio da sola, non c'è problema. Sì. Whee!
dove sto andando? Ah, no, pensavo di dover alzare la sbarra. Non di sfondare la porta. Va bene. Ah, no, guardate dove siamo. No, penso di aver sbagliato tutto. Siamo praticamente nella botola che prima avevo aperto con la leva, la maniglia. Non è che dovevo lasciarci un gnomino lì. Eccoli qua. Qui ci sono gli altri gnomini che stanno attivando la fornace. Mi sa che mi servono... Ok, ho capito. Praticamente devo portare giù tutti i gnomini che ho trovato. Li devo mettere qua, poi vado giù, tiro la leva e li faccio scendere. E però, gnomini, dovete venire qua. Uno c'è. Gli altri? Li abbiamo persi per strada? Eccoli. Due e tre. Andiamo. Siete capaci a restare fermi qua? Oh, venite. Non vi incastrate, eh? Di qua, su. Dovete stare fermi, immobili, qui. Siete capaci? Sì, che teneri, hanno capito tutto. State lì. Fermi. Io intanto vado giù. E qui ci sono ancora tutti gli altri gnomini che stanno ancora attivando la fornace. Vediamo se questa cosa può funzionare. Eccoli! Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Forza, andiamo di là, che ci sono i vostri compagni. E aspettate perché ne ho perso uno. Ma dove sei andato a incastrarti? Vieni. Ci vanno in automatico? Sì. Mi ha salvato. Ah, guardate. Serviva più potenza per attivare questa, credo. No, però non funziona. Qua c'era niente? Ah sì, si era aperta anche questa porta. E ci sono altri gnomini. Va bene, e allora direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Abbiamo capito che aumentando il numero di gnomini aumentiamo anche la potenza della fornace. E la fornace serve per attivare questo meccanismo che sale verso l'alto. Probabilmente ci servirà come ascensore. Comunque, direi che possiamo fermarci qua. Nella prossima parte vedremo di radunare un numero più grande di gnomini. Quindi lasciatemi un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!